Ragazzi, come Marsiaca, bentornati al mio canale. Oggi, signori, siamo tornati qui con un nuovissimo video di Fortnite. E oggi vi andrò a spiegare un piccolo trucchetto: come impostare tantissimi messaggi con appunto il dispositivo dei messaggi a schermo, però utilizzando un solo canale. Per appunto una fila di messaggi. Questo trick deriva da Spacey64 e vi lascio il suo Twitter in descrizione al massimo per chi volesse seguirlo. È un ottimo trick e ora andremo a vedere un po' come fare. Ad esempio avete, non so, una mappa dove richiede il conto alla rovescia, quindi quello che ci servirà è dispositivo messaggio interfaccia e ci serve qualcosa per appunto attivare il canale, ovvero tipo un pulsantino. Impostiamo il pulsante come vogliamo noi. Visibile durante la partita, sì, comando, e qui mettiamo all'interazione trasmetti sul canale 1, se non è già occupato, o altrimenti su altri canali che avete liberi. Io ad esempio ce l'ho già occupato, quindi metto il canale 2. Qui mettiamo il messaggio, ad esempio vogliamo fare una fila 3-2-1, mettiamo 3, mettiamo no, mettiamo un secondo, oppure quanti secondi richiede la visibilità del messaggio. Se è un messaggio lungo mettiamo 5 o più secondi. Io devo fare la scaletta 3-2-1 veloce, quindi metto un secondo. Stile di messaggio, mettiamolo extra large, così lo vediamo meglio. Qui quello che volete, lo mettiamo al centro. Mettiamo che si mostra al canale 2. Prendiamo in mano il telefono e lo ricopiamo. Lo mettiamo uno dietro l'altro, 2 e 3. Andiamo a mettergli il 2, facciamo ok, senza cambiare il canale, quindi il canale è ancora sul 2. Utilizziamo sempre lo stesso canale. Andiamo a mettere il messaggio 1 e sempre lo stesso canale, 2. Quindi noi possiamo andare avanti fino in fondo lasciando sul canale 2. Andiamo a provare. Questo trick è davvero fenomenale perché vi occupa un canale solamente per ogni fila di scritte. Se dovete fare ad esempio una mappa horror dove entrate in un corridoio e per tutto il corridoio ci deve essere una lunga fila di scritte che spiega la storia eccetera, potete utilizzare soltanto un canale solo. 3 2 1, sempre con lo stesso canale. Adesso vi faccio un attimo termina e faccio vedere un'altra cosa. Se posizioniamo il pulsantino, quindi lo prendiamo, lo giriamo nel senso opposto e lo mettiamo dietro ai dispositivi messaggi, guardate un po' cosa succede. Adesso noi andiamo, vi ricordo che abbiamo messo dietro. 1, 2 e 3. Quindi va in base a dove è posizionato il pulsante oppure l'attivatore o quello che volete. Adesso vi metto anche l'attivatore per farvi capire meglio. Lo mettiamo dall'altra parte. In base appunto a dove è posizionato questo dispositivo di attivazione o quel dispositivo di attivazione, qualsiasi dispositivo che invierà un canale appunto andrà in automatico in fila. 3, 2, 1. È molto molto utile appunto per tipo una mappa di 1v1 che potete fare 3-2-1 senza mettere tre canali diversi con un ritardo. Potete semplicemente mettere un canale solo, lo puntate verso il verso giusto. Se il dispositivo di attivazione va a guardare il dispositivo del messaggio proprio davanti dove c'è scritta broadcast, in questo caso seguirà questa strada, quindi farà 3-2-1 perché prima c'è il 3. Se il dispositivo di attivazione invece è dietro al dispositivo del messaggio, seguirà appunto questo verso, questa strada qui, ovvero prima l'1, poi il 2, poi il 3. Quindi potete mettere qualsiasi scritta, come ad esempio mettiamo una serie di A, mettiamo una serie di B, fate finta che sono scritte ad esempio di una storia, di una vostra mappa in quella parte del corridoio, e una serie di C. Quello che voglio far capire appunto è che in base a dove è posizionato l'attivatore, dove invia l'input del segnale, io entro in una porta, c'è un lungo corridoio, faccio così, mentre vado appunto escono tutte le scritte, ovviamente con più tempo, se mettete 5-10 secondi dove restano le scritte. Se io entro in questa porta da questo lato, dove appunto i dispositivi di messaggio sono girati al contrario e l'attivatore inizia dall'ultimo messaggio che avevamo messo, parte nell'altro senso. Io intanto vado e leggo, quindi un canale per una fila di messaggi che volete voi, quanti ne volete voi. È un trick che appunto ho voluto portare sul canale perché lo ritengo abbastanza interessante, appunto risparmiare un botto di canali per una fila di messaggi. E poi è anche preciso, ad esempio 3-2-1, se dovete fare la mappa di 1v1 è precisissimo, senza che state lì a vedere come posizionare il dispositivo, quanto tempo dargli. Qui in automatico dura un secondo, 3-2-1 e avete fatto. Fate sapere voi cosa ne pensate di questo piccolo tutorial, di questo piccolo trick. Andate a seguire Spacey, come si chiama appunto, che ha trovato questo trick. Vi lascio il suo Twitter in descrizione se in caso avete Twitter, che posta cose molto interessanti. In base a dove volete far partire la sequenza di messaggi, voi gli piacciate il dispositivo,
io davanti. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, mi raccomando, se avete problemi, dubbi e quant'altro. Io vi invito a iscrivervi al canale per futuri tutorial, futuri video, che siano in pubblico o in creativa. Poi vediamo, adesso in pubblica un po' non mi prende tanto di giocarci, quindi sto portando di più video della creativa. Vi porterò altri tutorial o altri tutorial su richieste, come il gioco delle armi, che devo farlo e poi ve lo porterò. Il tutorial di BHE, che devo farlo e poi ve lo porterò, sia come reset sia per il modalità spettatore. Poi ho anche altri due tutorial, se non erro, da portarvi, abbastanza interessanti. Se volete utilizzare il mio codice supporto creatore, perché volete supportarmi, il mio codice è Mars, che è scritto come nome del canale, potete utilizzarlo nello shop di Fortnite, così da supportarmi. Io vi ricordo che ricevo una percentuale da Epic Games sui vostri acquisti. Poi inviate gli skin su Instagram, così vi posso mettere nelle storie tranquillamente, come ho sempre fatto finora con tutti, senza saltare nessuno. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille per la visione, grazie mille per il mi piace, bella.